Allora, seconda parte di Focus 22 e 28, accesissimo dibattito questa sera, moltissimi sms, grazie. Grazie a tutti quelli che partecipano attivamente con le loro opinioni, le loro richieste, i loro dubbi, le loro proposte. Allora, prima di tornare da Lino Pavana, ex direttore dell'ENI, ex segretario generale della Regione del Veneto, vediamo un servizio sui tagli agli stipendi, agli stipendioni dei dipendenti pubblici. Vediamo cosa dicono i cittadini. Ma è anche ora, scusa? Penso di sì, come siamo presi adesso, insomma, qua bisogna cominciare a tagliare, altrimenti non so. Siamo d'accordo, perché in confronto a quello che prendiamo noi. La trovo più che giusta, va bene. Va benissimo, anzi anche qualcosa di più non starebbe male. Non solo i manager, anche i politici. Anche il 50% tagliarghi. E anche un tocco di mande tagliarghi, non solo che il stipendio. Chi si vergogna, chi si dei delinquenti, chi si dei tutto e di più. C'è troppo dislivello per poverini chi fa fatica ad arrivare alla fine mese, e quelli invece, per quello che fanno, faranno anche qualcosa, ma non credo che quella sia una cifra. È troppo secondo me. E ora che taglino, non sempre i poveri che hanno una minima e che non ce la fanno andare avanti. Vedetelo cosa significa veramente a togliere un po' i soldi e andare avanti come stiamo andando voi. E così loro capiscono e ci vengono incontro. Bisogna fare i fatti, non solo le parole. Io non riesco a capire come possa chi guadagna degli stipendi esorbitanti pretendere di essere vicino alla cittadinanza. Probabilmente non hanno idea di cosa voglia dire con 1000 euro arrivare a fine mese. E dagli scagnetti, de coso, de legno, no a poltrona de veudo. Allora, servizio, riprese e montaggio del mitico Renato Capoia. Allora, Lino Pavan. Io vado per cose semplici, lasciamo stare la geografia, la burocrazia europea di cui potremmo parlare seriamente. Ma io mi domando, non so se è un caso, come i signori alla mia sinistra si arrogano il potere di decidere di cambiare le province, cambiare lo Stato, metterci insieme col Trentino, magari con i Fiorlani, ma no, qui. Cioè, il vero problema non è questo, queste sono acrobazie che sento da 20 anni e sono esercizi falsificati in buona o cattiva fede, sono falsificati. Il vero problema, io non credo che i 3 comuni del Montiello siano abitati da deficienti. Se loro possono riconoscere la possibilità di autodeterminarsi, non butteranno via i soldi, sarà qualche ladro in più, c'è sempre stato. Ma noi non avete l'autorità di decidere per quelli del Montello. O ve lo mettete in testa, sono 20 anni che è andata. Io ricordo ai tempi di Bernini che ci chiamo qua perché c'erano allora i consorzi, il gran mito, 7 comuni, 14 comuni, 1422. È tutto un fasullo, perché se si riconosce l'autodeterminazione dei 3 deficienti del Montello o dei 4000, non serve a niente. Non credo, cioè, o la gente è fatta di farabutti, pistola alla mano e andiamo avanti. Se no, dobbiamo riconoscere la gente la capacità di autodeterminarsi. Tutto il resto sono balle o trottole o truffe. Tanto allora, per essere chiari. Pitone Barbiere. Sindaco. Volevo dire che nel 1970 non c'erano le regioni, quindi. Una battuta. Poi ci si organizza. E le hanno fatte, quindi, si organizza. Come si è fatta una cosa si può cambiare anche un'altra. Certo, quindi, si può cambiare. Nella certo, discussione. E ci sono opinioni. E quindi, come si dice, io espresso però una decidere se siamo uomini che hanno il diritto di autodeterminare. Se poi non vogliono mettersi insieme, non si mettono insieme. Se devono farlo per libera scelta, lo pagheranno. Benissimo, però come si dice, bisogna anche tentare di dare un indirizzo. E ripeto, nel 1970 non c'erano le regioni e l'Italia girava lo stesso. Le hanno fatte. Posso dire, e hanno creato anche lavoro, perché sennò non avrebbero avuto segretario regionale. Allora, sentiamo una cosa generale. So due cose che non sono state pensioni con 1000 euro al mese. Due cose. Che c'erano delle robe che in Lombardia costavano un euro, che al sud costavano 400 euro, pacchetti di barzette, cerotti. Poi ho visto un tenente dei carabinieri che ha fatto il commissario straordinario, mi chiedo scusa, non so se a Caserta o a Sorrento. Salerno. È stato anche ospite di Bari. Sì, come no? In un anno e mezzo ha risanato il bilancio. È vero. Non voglio i carabinieri della sanità. Evitato.
però qualche esempio può servire. Dopo un per anno il resto i cittadini devo, se voi dite ai tre comuni del Montello della loro capacità, dovere, volontà di autodeterminazione, o sono deficienti, lasciamoli lì i monti, no, oppure si governano da soli. Poi, abbiamo fatto una legge in Veneto, scusa, in cui si dice abbiamo tolto anche il quorum. Cioè, nel senso, mentre invece c'è il quorum del 50%, questi sono abbiamo i giochi dell'oca. Quindi gira, torni in galera. L'ultimo, l'altro ieri, le ultime votazioni dell'ultimo comune del Bellunese che hanno detto no, noi non vogliamo unirci, voglio dire. Ma infatti fino adesso c'è la libera scelta, ci deve essere il tentativo e l'indicazione da parte di chi comunque ragiona per macro sistemi di dare le migliori indicazioni. È evidente, se no non toglieremo il Senato, non elimineremmo le province. No, voglio dire, ma ci sono delle scelte che uno fa. Se la provincia 10 anni fa, 20 anni fa aveva un senso, oggi sappiamo che tutti i cittadini italiani non sanno cosa serve alla provincia. Ma come fai a parlare che sarà tutti un cittadini motivo. Italiani, vabbè. Tutti. Tu sconosci tutti l'opinione degli italiani. Siete evangelici. Scusi un attimo, non ho capito. Lei in provincia cosa ci va a fare? Cioè, non ho capito. Va a fare dei certificati, pesca. È un disastro. Gran parte dei cittadini italiani sono. Il pensiero mi viene. Inciso. Prego. Allora, però. Io spero che non si ritorni in regione con i piani regolatori come una volta, dove si arriva giù con 40 sindaci, per cui dobbiamo, insomma, c'è un buon testimone. Allora, la regione gestiva la parte urbanistica, sì. I piani regolatori venivano tutti gestiti dalla regione. Allora non era possibile che ogni comune andasse in regione del Veneto. Non è più così, per fare. Non è più così perché è stato portato alla provincia, ma se togliamo la provincia questa funzione chi la prende? La nuova organizzazione dello Stato prevede le città metropolitane. Per esempio Venezia che ha 80 milioni di euro di debito e poi la allarghiamo da Chioggia a Bibione, allora guardi. Scusi un attimo, la cosa è finita. È la proposta che è stata fatta non da me, sicuramente dall'Italia del Veneto, l'hanno fatta e la stanno facendo centrodestra e centrosinistra unito, perché una cosa io condivido e c'è un vulnus importante nell'ultimo governo Renzi come in quello degli altri, che tutti questi governi non sono stati eletti dai cittadini, non solo, sono governi di ampia coalizione, dove, perché secondo me Renzi rischia di fallire? Renzi rischia di fallire, a mio avviso, perché stando assieme a gruppi politici che la pensano su alcune questioni in maniera totalmente diversa da lui, difficilmente su alcune questioni non si potrà discutere. L'esempio è la legge elettorale, la nuova legge elettorale non prevede le preferenze, quindi sarà un piccolo porcellum allo stesso modo. Perché? Perché Forza Italia, mi dicono, non so se è vero, sempre sia così, non voleva le preferenze. E allora per fare questa riforma, mentre se c'è un governo eletto dai cittadini che possa assumersi le responsabilità e poi rispondere in un governo, una coalizione omogenea, penso che questo risolverebbe tutti i problemi. Ma io vorrei comunque tornare. Vabbè, ma a lei non piace tutto quello che dico io, non suo problema, voglio dire. La santità, tutti i problemi. Non so dire, Pipitone, che nessuna segreteria di partito, di tutti i partiti, nessuno vuole le preferenze. Tutti dicono di volerle, in realtà. Mi pare che tutti quelli che siamo qua dentro le abbiamo prese tutte le preferenze, però giusto? Anche il sindaco si è preso le preferenze, lui. Io sempre stato con le preferenze. Il problema qua. Le segreterie di partiti non vogliono le preferenze. Di tutti i partiti. Scusa, uno dei grandi problemi della nostra democrazia è questa, che io eletto non rispondo ai cittadini. Io rispondo perché mi sono preso i voti. La prossima volta, se mi caldo, mi manderanno a casa, se le tengono oppure mi riconfermo, oppure faranno quello che vogliono i cittadini. Quelli là no. E non è possibile che chi poi fa le leggi e fa quelle cose di cui discutiamo e di cui litighiamo questa sera, che incidono sulla vita dei cittadini, poi alla fine non vengono elette dai cittadini stessi. Ultima cosa e chiudo, si parla tanto di referendum eccetera eccetera, guardate, anch'io sono convinto che questo è un tema che sposta di anni luce i problemi della gente. Io oggi ero a un'associazione invitato a parlare di autismo con i grandi che
la Regione Veneto ha tagliato, perché lo Stato ha dato molti meno trasferimenti quest'anno, ha tagliato i fondi sull'autismo per i soggetti non vedenti, per i ciechi, per i sordi, una cosa inaudita quello che sta succedendo in una regione come il Veneto, dove c'è una grande quantità di uomini e donne. Deve vedere il valore di queste famiglie, la vita che stanno dando per un, in questo caso è un tema che li vede in prima linea, perché si parlava di autismo e loro ovviamente sono quelli che si fanno carico dei propri figli. Allora dico, di tutte queste cose qualcuno deve dare risposta. Allora è la politica buona che deve dare la risposta, che non si deve fare, secondo me, infognare nei referendum che non si possono fare, nelle cose che non si possono avere, dando risposte chiare e forti. Bisogna dire allo Stato italiano, nei modi che la legge consente, nel rispetto della Costituzione, che non è più possibile che una regione come il Veneto paghi così tanto e abbia di ritorno così poco. Punto. Ma la risposta non è fare un piccolo Stato Veneto, abbiamo bisogno di un grande Veneto in una grande Italia, questa è la risposta. Allora, intanto in furia la campagna elettorale in vista del 25 maggio europee amministrative, e su suggerimento di Niccolò Ghedini, Silvio Berlusconi ha scelto come candidato di Forza Italia un broker assicurativo che si chiama Nicola Lodi, che quasi nessuno conosce, ma questo hanno scelto. Vediamo, vediamo l'intervista che gentilmente ci ha concesso. Sono io il candidato di Forza Italia, ho accettato di prendermi questo impegno perché io amo la mia città e spero di cambiarla. Nicola Lodi, ecco il nome che tanto si attendeva a Padova. Forza Italia candiderà lui alle amministrative, svanite tutte le possibilità di appoggio del candidato leghista Massimo Bitonci. Broker 53enne, assicuratore personale di Niccolò Ghedini. La decisione è arrivata ieri sera, tardi, dopo un lungo incontro ad Arcore tra Berlusconi, il coordinatore regionale Marco Marini e lo stesso avvocato Ghedini. Io non ho mai fatto politica in vita mia, però ho sempre molto lavorato e credo che con la mia piccola esperienza possa contribuire senz'altro a cambiare qualcosa. Prima volta in politica, Lodi dice di non essere iscritto a nessun partito e sarà sostenuto da una lista di Forza Italia. Il programma sarà definito a breve, ma non ha dubbi. Al centro la sicurezza e il sociale, a cui tiene molto, e poi il rilancio del turismo. E a chi pensa che la sua sia una candidatura breve risponde: l'unico in grado di ritirare la candidatura se l'avete qua davanti. Penso sia il più nobile degli impegni, perché una persona sottrae il proprio tempo per gli altri. E se lo fa bene è una cosa meravigliosa. Ma per Lodi sarà una sfida dura, si contrappone a Saia, sostenuto dal nuovo centrodestra, e Bitonci del Carroccio. E per di più, sembra che anche all'interno di Forza Italia pochi lo conoscano. Io personalmente non lo conosco, però devo dire che quando è uscito il suo nome, parecchi colleghi che lo conoscono ne hanno parlato molto bene. Senta Bellato, ma ha senso candidare qualcuno rispettabilissimo, una persona degnissima, un professionista, afferma, ma che politicamente nessuno conosce, cioè c'è una logica? Sono scelte che hanno fatto i vertici del partito padovano e rispetto queste scelte, quindi chi lo ha indicato sicuramente avrà delle buone argomentazioni. Forse presentare un politico, diciamo così, nuovo o uno fuori dalla politica può essere un elemento aggiuntivo rispetto. E se è una persona per bene, io personalmente non lo conosco, ma se è una persona per bene ed è una persona che è vicina al territorio, può darsi che in mezzo a tanti politici di professione possa rappresentare un'alternativa. Questo è quello che sicuramente chi lo ha indicato avrà avuto delle ottime ragioni, sia il coordinatore regionale che l'avvocato Ghedini hanno la conoscenza del territorio e credo che se hanno fatto questa indicazione l'avranno fatta a ragion veduta. Benissimo. Gli farò lo sconto sull'assicurazione, spero. Allora, Checco Pavani, Movimento 9 dicembre nato grazie a te, che avevamo bisogno di te. Allora, una notizia importante, poi voglio tornare da Gian Antonio Garè. Insomma, si devono mettere il cuore in pace tutti i veneziani che si sono scontrati sulle grandi navi. Il governo ha deciso, grandi navi offshore e turisti che arrivano a Venezia in modo del tutto alternativo. Vediamo cosa ha detto oggi durante il telegiornale, dando la notizia, Ilaria Marchiori.
Ed è ancora calda la questione delle grandi navi in bacino San Marco, è arrivata una clamorosa decisione dal governo Renzi per risolvere il problema. Con voto unanime l'esecutivo ha optato per la soluzione di una maxi piattaforma offshore a 3 miglia dalla costa, dove attraccheranno le navi superiori alle 96.000 tonnellate. Dal mare aperto i turisti, secondo il decreto governativo, potranno agevolmente raggiungere il centro con barche a remi messe a disposizione dal comune, oppure pedalando in biciclette grazie a piste ciclabili galleggianti. In questo modo, ha commentato il ministro dei trasporti Lupi, eviteremo l'inquinamento prodotto dai transatlantici alla marittima o nella vicina Marghera, dove, stando ad un'altra ipotesi, le navi da crociera sarebbero state spostate. Soddisfatti naturalmente gli ambientalisti, protesta il sindaco Orsoni, che mette in guardia soprattutto i turisti in bicicletta dal rischio dell'acqua alta. Allora abbiamo detto, no, alla fine del tribunale abbiamo specificato, è il pesce, è un pesce d'aprile, ma già molti ci hanno telefonato, ma come in bicicletta dalle grandi navi offshore e altri con le barche a remi, come è uno scherzo che è riuscito. Davide Marchioni l'ha detto che sembrava quasi vero, anche perché in Italia le cose più nefande sono vere, purtroppo. Non è che in Italia sembra che sia sempre il primo di aprile, purtroppo, o quasi sempre, ma sindaco, una volta avevamo il primo di aprile, arriva anche il 2, il 3, magari la prendono sul serio. Ma c'è chi, una volta al Gazzettino, perché il Gazzettino lo fa spesso questo scherzo, avevamo dato un titolone e una paginata che diceva: il campanile di San Marco pericolante sarà smontato a pezzi da tecnici neozelandesi. Grandi articoli, grandi articoli, grandi. Ma è bello, ogni tanto bisogna anche sorridere. Scherzare. No? Allora, senatore Varè, amministrative, parla. Vittorio Veneto. Tutto bene. Come su cosa punta la campagna elettorale? Io mi ripropongo, ci sono 5 candidati per il momento e quindi con una serie di liste di appoggio, quindi una fibrillazione molto molto forte e quindi si andrà così a queste consultazioni, sicuramente con una grande partecipazione da parte dei cittadini. Non ci sarà sicuramente punti di assenteismo che troveremo nei comuni dove non si va al voto, e quindi questo può essere, però questo fa pensare che se nella legge elettorale ci fossero le preferenze, magari il cittadino sarebbe anche invogliato a fare una scelta sulla lista che gli impone il proprio partito. Quindi credo che una revisione di questa legge elettorale, introducendo anche la formula di poter scegliere le persone che stanno all'interno, diciamo, della lista, che comunque è il partito che decide, sia una cosa, diciamo, molto buona per riavvicinare il popolo alla politica, cioè farlo nuovamente partecipare. Cioè, perché è brutto che in elezioni europee o nazionali ci sia un assenteismo molto marcato solo perché c'è la disaffezione della politica. Si può recuperare con una semplice modifica alla legge elettorale. Allora, i veneti si suicidano, i profughi in albergo 4 stelle, questo non è uno stato civile, il più grande casino del Mediterraneo. La storia si ripete sempre, un'altra Lepanto si ripeterà. Adesso vediamo un altro servizio che riguarda uno degli ospiti in studio, che è stato attaccato in maniera molto plateale, così mediaticamente molto efficace, dagli animalisti. Poi se lo vediamo nel servizio ovviamente, ma poi gli parliamo anche qui in studio. Vediamo. Come è successo ad esempio con Caterina Simonsen, quella ragazza che solo per aver ringraziato e gli scienziati per averla curata e aver permesso a lei di vivere qualche anno in più, grazie anche degli medicinali che sono stati messi a punto attraverso la sperimentazione animale. Sergio Berlato, eurodeputato vicentino, risponde così agli animalisti che questa notte hanno tappezzato la residenza di Arcore con questo manifesto in cui gridavano al tradimento di Silvio Berlusconi, che, ricandidando l'eurodeputato alle prossime elezioni, da sempre vicino alle associazioni venatorie, allo stesso tempo avrebbe incoerentemente promosso una campagna per l'adozione degli animali. Non c'è nessuna incompatibilità tra volere il bene degli animali di affezione e esercitare altre attività come l'agricoltura, l'allevamento, la caccia, la pesca, che sono attività esercitate da tantissime persone nel pieno rispetto della legge. Forza Italia diventa Fossa Italia e Berlato risponde: da questo tipo di integralismo io non mi faccio spaventare. Sono poche decine di persone che in Veneto vorrebbero imporre il loro stile di vita. Io sono intervenuto più volte anche presso la Commissione Europea
per contrastare quel triste fenomeno che è il commercio illegale, l'importazione illegale di animali da affezione. Lo stesso Berlato aveva lanciato alcuni giorni fa una campagna di adozione per cani e gatti abbandonati. E non saranno certo alcuni estremisti dell'ultima ora ad insegnarci come si rispettano gli animali e come si possa avere un rapporto razionale con il regno animale, ma soprattutto con le altre persone che, pur non rispettando le nostre idee, meritano comunque il nostro rispetto. Servizio di Anna De Roberto, allora Berlato. E non è la prima volta che loro si definiscono 100% animalisti, ma coloro che si augurano la morte di altre persone solo perché esercitano un'attività che loro non condividono, più che 100% animalisti, credo debbano definirsi 100% cretini. Questa è la mia personale opinione. Dopodiché io rispetto la scelta di vita che fanno anche questi, che si professano vegani o vegetariani, nulla da contestare. E quello che ci preoccupa è che questi soggetti, questi estremisti, vorrebbero imporre le loro scelte di vita a tutti quanti gli altri. Abbiamo visto cosa è successo, proprio richiamato, con Caterina Simons, quella ragazza che solo per aver ringraziato i medici che le hanno permesso di vivere attraverso l'utilizzo di medicinali frutto anche della sperimentazione sugli animali, normalmente sui topi, questa ragazza è stata lapidata sul web, proprio minacciata di morte. Gli hanno detto: devi morire perché per salvare te sono stati sacrificati tanti topolini. Cioè, se questo è l'estremismo, noi diciamo, lo rifiutiamo con grande determinazione. Del resto non sono nuovi a questi tipi di iniziative. Anche a Vicenza abbiamo organizzato una bella manifestazione che è Antinshow Pescare, e quest'anno ha visto la presenza di più di 32.000 visitatori paganti. Fuori c'era un raduno nazionale di questi animalisti e non hanno mai superato le 50 persone, per dire, no, questi sono poi anche i rapporti. Del resto, anziché andare ad Arcore a chiedere a Berlusconi di togliere me dalla lista, credo sia più opportuno che chiedano di essere candidati loro, perché così io continuo a dimostrare quanta condivisione c'è nelle mie posizioni. Loro devono dimostrare quanta posizione c'è nelle loro posizioni, si candidino anche loro, ci misureremo sul campo di battaglia, come si dice, con le preferenze, e li vedremo se la gente condivide più le nostre posizioni oppure quelle di questi estremisti che nell'insulto, nella minaccia, fanno il loro pane quotidiano. Allora, Paolino Barbiero, molti contrasti ci sono stati tra la Camus, insomma, la CGIL, e Matteo Renzi, secondo lei sono contrasti superabili? È uno scontro ideologico? Che cosa c'è? No, sono contrasti di merito, perché tra i tanti annunci, come dicevo all'inizio, una cosa concreta ha fatto, è quella di togliere le norme che regolavano i contratti a termine, che già quelli introdotti dalla Fornero erano più ampi di quelli che c'erano prima. In pratica adesso il contratto a termine si può fare per 36 mesi con 8 rinnovi senza nessuna causale, perché i contratti a termine sono nati per dare risposta al lavoro stagionale. Mi pare che lavorare 36 mesi continuamente con 8 contratti non sia sicuramente una stagionalità. Il punto qual è? Noi siamo contrari a questo, anche perché nel passato, quando erano stati ampliati ulteriormente, non hanno mai creato posti di lavoro in più, perché i posti di lavoro non li crea il tipo di contratto, crea la necessità di un'impresa di avere personale per produrre e avere gli elementi di flessibilità. E tra l'altro elementi di flessibilità in questi anni ne sono stati introdotti moltissimi, bisognerebbe anche qui fare una semplificazione, perché poi se questo si aggiunge al fatto che per lavorare devi fare la partita IVA perché il contratto di collaborazione coordinata continuativa è stato reso più rigido, oppure tutta una serie di contratti che sono atipici, dove tra l'altro il portato contributivo è molto basso e quindi il ritorno sulla futura pensione per gli anni lavorati con queste formule è molto basso, bisogna andare a una semplificazione. Cioè, io non credo che al 40% dei giovani disoccupati si può dare una prospettiva allungando l'apprendistato oppure facendo 36 mesi di contratti a termine. Lo si dà se c'è un'industria che è capace di fare innovazione sui prodotti e sui processi produttivi, se c'è un'industria che è capace di farlo avendo anche un abbassamento della pressione fiscale complessiva. Però anche qui
l'abbassamento della pressione fiscale complessiva va fatto se c'è la capacità di farla veramente un'azione concreta di controllo all'evasione e all'elusione fiscale, perché tra l'altro su tutti quei fallimenti che si citava prima, a parte di quelli che si sono giocati tutto prima di fallire, la stragrande maggioranza prima di farlo hanno messo il tesoretto in qualche altra parte e hanno eluso e evaso il fisco, l'INPS, l'INAIL e tutto quello che ci va dietro, e tra l'altro messo in ginocchio anche magari piccole imprese, perché molte di queste non hanno pagato tutti i fornitori, gli artigiani e via di seguito. Per cui insomma là c'è una posizione forte, e noi pensiamo che il governo Renzi debba riflettere su questo, perché con quell'operazione pensiamo che non creerà un posto di lavoro in più. Era meglio intervenire per abbassare il costo del lavoro complessivo. E tra l'altro noi abbiamo anche un altro problema, che non è solo quello di dare lavoro ai giovani che per il 40% sono disoccupati, ma c'è anche tutta una nuova disoccupazione che si sta creando di persone attorno ai 55-60 anni, che a suo tempo col sistema previdenziale precedente con 2-3 anni di ammortizzatori sociali li accompagna alla pensione. Adesso, siccome dal 2017 per andare in pensione o hai 67 anni di età, uomo o donna, perché la norma non cambia, pubblico e privato finalmente uguale per tutti, e se vuoi andare prima dei 67 anni devi fare 43 anni di contributi, vuol dire che ci deve essere tutta una generazione che ha cominciato a lavorare attorno ai 20 anni e ha sempre avuto i contributi versati, esatto. Cambia interamente il sistema, e quando uno è espulso dal ciclo produttivo a 55-60 anni non lo prende nessuno, neanche se è gratis, perché questa è la situazione. Per cui noi dobbiamo ripensare in maniera nuova il mercato del lavoro, sia per l'ingresso dei giovani, ma sia anche per dare la possibilità alle persone che vengono espulse dal processo produttivo, non per causa loro, ma perché magari l'impresa va male, fallisce, non ha più mercato, per tutte le trasformazioni che ci sono, che questo abbia la possibilità di essere reinserito di nuovo nel mercato del lavoro. Senta, non mi è altrimenti chiaro. Rischiamo di creare una nuova popolazione di pensionati poveri. Senta, non mi è chiaro se dopo la Fornero con l'apprendistato di oggi è più facile per un giovane essere inserito in un'azienda o è più difficile? Non mi è chiaro questo. In linea teorica è più facile perché viene meno il percorso di formazione che bisogna essere fatto l'apprendista. Però anche qua l'apprendistato è un patto nato ancora nel 1950 in cui tu assumi un giovane, lo assumi per 40 ore, invece di farlo lavorare 40 ore lo fai lavorare 38, perché 2 ore sono per fare formazione e le 2 ore le puoi anche condensare, ma per quelle 2 ore di formazione l'apprendista prende il 50% in meno di quello che prenderebbe se fosse assunto con un altro tipo di contratto, e in più ha in termini di contributi solo il 10% di costo da pagare rispetto a un 33%, 38% che costa in termini complessivi un operaio. E tra l'altro l'apprendistato è fatto che può partire da un anno a seconda del titolo di studio e può arrivare addirittura fino a 5 anni, e può essere fatto anche a giovani fino a 29 anni, che vuol dire che quando assumo uno a 29 anni l'apprendistato può durare fino a 34. Però e poi non lungo, è la certezza più, di essere e poi non è la certezza, perché l'apprendistato per legge è un contratto a termine, quando scade l'impresa può lasciarti a casa, che non lo fanno, perché bravissimo Mario, Cesaro arriva, perché se un'impresa investe in 5 anni su un apprendista e lo vuole formare, perché più lungo l'apprendistato più alto è il livello professionale, è chiaro che fa un investimento anche su un giovane che poi deve dare continuità alla sua attività all'impresa e quindi far sì che ci sia valore aggiunto e profitto. Ma allora se è così dobbiamo trovare forme di stabilità per i giovani, poi c'è crisi, troviamo gli elementi di flessibilità. Tra l'altro con la Fornero e con una serie di interventi che noi stiamo chiedendo da tempo, perché quando parla di Job Act ha fatto solo questa operazione sui contratti a termine, mentre noi diciamo bisogna trovare una soluzione anche sugli ammortizzatori sociali. Faccio un esempio, io sono assunto fisso, dopo 3 anni chiudo l'azienda, vado in mobilità, e prima in cassa integrazione e poi in mobilità, quindi ho le coperture sociali, sono in contratto a termine, dopo 36 mesi mi lasciano a casa ma non ho il suo ammortizzatore, quindi bisogna mettere insieme sia le forme di tutela sia le forme di protezione in entrata e in uscita dal mercato lavoro, e questo non lo sta facendo, ha solo fatto un annuncio, lo ha applicato per dare soddisfazione a tutti quelli che volevano intervenire sull'articolo 18. Allora, invece di intervenire l'articolo 18 fa 36 mesi di periodo di prova. Bruno, allora, poi sentiamo devo ancora. Dire una cosa. Vorrei correggere
Barbiero, non è che gli apprendisti guadagnino, sai capito che guadagnano il 50% in meno? All'inizio sì. No, non guadagnano il 50% in meno, io ho diversi apprendisti in azienda. Dipende da che tipo di contratto li fanno. Ecco, voglio dire, io guadagnano tanto quanto guadagna un lavoratore a tempo in determinato. No, vabbè, Barbiero, poi sai come funziona, no? Che se tu hai a cuore i tuoi collaboratori, se tu vuoi pagarli di più, nello stipendio, allora nella mia categoria io faccio spedizioni internazionali, o spedizioni o trasporti, che dir si voglia, la stessa cosa. Allora, uno che assumi col quarto livello, che è il livello più basso a livello impiegatizio, io parlo di impiegati, guadagna circa 1000 euro al mese, 980 euro al mese, parlo in soldoni. Un apprendista guadagna 845 euro al mese. Primo stipendio, non è il 50% in meno. Comunque non è il problema adesso della flessibilità. Il problema, e l'ha detto giustamente anche Barbiero, sono d'accordo con il sindacalista, per cui sono rovinato. Voglio dire, ma il problema è che non c'è lavoro. Se adesso vieni qua Renzi mi dice, caro Cesaro, io ti faccio assumere 100 dipendenti, grazie, non paghi i contributi, cosa ne fanno tutti gli altri? Perché non c'è lavoro. Quando si parla di flessibilità, non serve a niente la flessibilità se non c'è il lavoro. Bisogna ricreare le soluzioni perché ci sia lavoro, perché certo, le aziende possono essere ancora competitive. E purtroppo quando il mio socio di maggioranza è lo Stato italiano, che mi porta via il 68% di quello che io teoricamente guadagno, voi capite che fare impresa in Italia lo fa solo un patriota o un imbecille? Io sono entrambe le cose e devo dire la verità, ecco, magari più la seconda che la prima. Ma è l'ultimissima cosa, quello che però io contesto ai sindacati, Barbiero, devo essere onesto con te, ma lo sono sempre onesto anche se litighiamo, è che voi quando la Fornero ci ha tolto a tutti tranne i privilegiati, ha tolto 6-7 anni di vita a tutti gli italiani, questo voi non vi siete mossi, non avete fatto nulla. Dirai no, ma abbiamo fatto 4 ore di sciopero il 24 di maggio del 2013, vabbè, ma mi ricordo l'AMA che andava in piazza con milioni di persone per sciocchezze. Voi ci hanno tolto 7 anni di vita, perché ci fanno lavorare fino a 67 anni, e hanno tolto prospettive e futuro ai nostri giovani, e non avete fatto nulla. Questo ve lo contesto. Allora, cioè, se posso, brevissima breve, poi parlare, Cesare, che abbiamo presentato in Parlamento un articolato che preveda un intervento sulla riforma Fornero, che parta dal presupposto molto semplice. Allora, se tu la vuoi eliminare, devi avere una proposta diversa. All'epoca, perché poi alla fine ricordo che noi forse abbiamo protestato poco, ma che in Parlamento tutti quanti, destra e sinistra, però, hanno deciso di far pagare questo prezzo per rientrare dentro ai parametri dove l'Europa fosse tranquilla avere nel tempo il rientro del loro debito rispetto a quel ventesimo che dobbiamo dare ogni anno. C'è anche questo pezzo. Adesso però bisogna intervenire, per intervenire bisogna trovare gli elementi di compensazione. Allora noi diciamo, benissimo, se si va in pensione con 42-43 anni di contributi prima di 62 anni, perché adesso se vai prima di 62 anni con 42-43 anni di contributi sei anche penalizzato, prima cosa da fare, togliamo la penalizzazione. Secondo, da 62 anni a 67, siccome sono i 5 anni più duri e pericolosi, diciamo, dove tu stai dentro al mercato del lavoro, creiamo un elemento di flessibilità dove uno sta in un'impresa che va bene, non fa un lavoro pesante e arriva fino a 67, magari anche aumenta la sua pensione, bene, dove non ce la fa lo fai andare in pensione comunque a 62 anni, magari decurti di quel 3-4%, non di più, perché comunque ha un portato di contributi versati. Devi introdurre gli elementi di flessibilità. Sentiamo, è chiaro che questo, deve essere compensato, e per essere compensato bisogna intervenire su quell'area di pensioni d'oro, su tutti i privilegi, e parliamo, come si dice, di quei papaveri grossi che si diceva prima, ma guardate che ci sono anche pezzi dello Stato che magari non prendono i 700-800 mila euro come moretti, ma ne prendono 200-250, se poi vai a vedere anche la loro redditività e la loro produttività all'interno del sistema, danno poco. Bisogna intervenire anche su quelle pensioni che sono state costruite con furbizia, perché quando uno andava in pensione con l'ultimo mese e nell'ultimo mese ci caricava tutto, cioè un po' deve essere fatto. Scusi, 2302 una pensione. Prodi ha pensato subito a fregarmene metà, tac, ha quotato il Marco a 1840, mi ha fregato metà pensione. Per tutti quello, anche per gli stipendi. Io penso per me, ha fregato me, l'avete nominato voi Prodi, doveva essere contento, ditemi.
Seconda cosa, i miei amici americani dicono: ma che strani contratti di lavoro avete voi? Assume, dice, ma la parola licenziare non c'è mai, non c'è mai. No. Ci sono questi incredibili giochi dell'oca che, ripeto, credo che ci vogliono. Non verrà nessuno in Italia, anche se oggi c'è un segnale importantissimo. Avete visto la borsa? La borsa sta crescendo. Mi permetta di dire, se licenziavano un po' di dirigenti all'epoca, benissimo, all'epoca, benissimo. Forse era meglio, non ci troveremmo con una serie di debiti, perché io ha fatto un dossier, parte anche lei di un sistema io dove un credo dossier, tutto quello che veniva io fatto. Un dossier, adesso ci viene così, qua a fare la morale. Io no, mamma mia. Non ho nessuna morale. Allora, no, mi pare sia tutta la sera che la fa, sotto traccia. Qualcos'altro. Okay. E se la devo prendere da un dirigente dell'ENI degli anni 70-80, auguri, eh. No, dirigente della regione. Sì, sì, no, è stato anche all'ENI, no, in regione. Io sono stato 17 anni un direttore. Io ho avuto il piacere di constatare l'efficienza di quella che noi chiamiamo la burocrazia produttiva. E il dottor Natale Pavan è stato quello, in Regione Veneto, un esempio di cosa significa dare risposte concrete alla gente, quindi prendetevela con quella parte di dirigenza improduttiva, non con quei dirigenti che devono, che sanno dare risposte alla gente. E su questo, per dire, se noi continuiamo a ragionare su tante cose, noi dobbiamo ragionare di lavoro, su come creare posti di lavoro. Per creare posti di lavoro bisogna rendere competitive le nostre imprese, perché sono le nostre imprese che danno da lavorare. Bisogna smetterla di continuare a pensare alle nostre imprese come dei soggetti potenziali evasori, così come i nostri piccoli e medi imprenditori. Infatti, noi vorremmo che non ci fossero. Per tanta gente, lo so che voi vorreste che sterminare tutti gli imprenditori. No, no, per ridurre tutti che quanti. Non ci fossero gli evasori, che è una roba diversa. Allora, su sta faccenda qua, quindi noi dobbiamo puntare lì. O cominciamo a togliere l'imposta rapina, che lì o dobbiamo creare le condizioni per snellire la burocrazia che non permette alle nostre imprese di essere competitive. Questa è la direzione da prendere subito, e questo ci consente di creare posti di lavoro e di creare prospettive per i nostri giovani. Se non affrontiamo subito questo tema, disquisiamo ancora per tanto tempo del sesso degli anzi, quindi, ma non ne usciamo e non diamo prospettive. Io sono d'accordo sull'IRAP che va rimodulata, però ricordo anche che prima dell'IRAP c'erano quattro tasse che sono state sostituite dall'IRAP. Il valore delle quattro tasse precedenti era 20 punti in più di quello che si paga l'IRAP, quindi l'intervento assurda, comunque è stato complessivamente. Dopodiché se si possono ridurre, se si possono ridurre, io sono il primo a dire che si riducono. Il punto è, se le tolgo, ed è giusto togliere, bisogna capire come le compenso. Con i tagli alla burocrazia improduttiva, alla spesa pubblica improduttiva, certo. E con i tagli agli sprechi, benissimo. Così si finanziano le imprese. Allora scusate, scusi Pavan, dobbiamo chiudere, sono 23.06, siamo fuori da ogni limite. Grazie tante a tutti gli ospiti, a voi. Domani sera altro dibattito, c'è Massimo Bitonci e tanti altri politici. E ovviamente ci vediamo tra, appunto, domani sera, e adesso partono i nostri telegiornali. Grazie, buonanotte a tutti, arrivederci.